Bene, salve and welcome back sul mio canale YouTube. Io sono Giovanni Messina, sono un istruttore autorizzato Epic Game all'insegnamento di Unreal Engine e sono docente presso la Immensive, un centro autorizzato che si occupa di erogare anche certificazioni ufficiali. Quindi, sostanzialmente, se vuoi seguire queste pillole, seguile pure, sei ben accetto, ma laddove volessi seguire un percorso più strutturato, allora ti consiglio vivamente di andare giù in descrizione e dare un'occhiata ai corsi le cui anteprime le vedi proprio qua, sulla mia destra. Bene, intanto in questa serie Unreal Engine Pills, che tutto è tranne che delle pillole di Unreal, in quanto mi sono reso conto che è letteralmente impossibile creare delle pillole per quanto riguarda questo software, che è talmente strutturato, quindi per quanto io ci possa mettere impegno, non arriveremo mai a creare delle pillole. Tuttavia, oggi andremo a parlare del pinzillacchero. Vabbè, che te lo dico a fare? Insomma, l'avrai visto sulla preview. Oggi parleremo del nodo for loop, quindi sostanzialmente andremo a vedere di che cosa trattasi. E l'unica cosa che ti chiedo prima di partire, come sempre faccio, è che se ritieni che questi contenuti siano in un certo senso di tua utilità, allora alza pure su un pollicione e iscriviti al canale. Altrimenti, da un famoso film di Totò, desisti pure, non preoccuparti. Detto questo, io passerei alla parte operativa. Allora, spostiamoci un po' sul nostro progetto. Se ti ricordi, adesso sto impilando qui in una macro cartella, Real Pills, sto impilando tutti gli argomenti di cui di volta in volta stiamo andando a parlare. Quindi adesso mi sono permesso di creare una cartella for loop vuota, dove vi è presente, giusto per comprimere un po' questa chiacchierata, una cartella blueprints, una levels e un'altra meshes che ci servirà, e poi andremo a vedere il perché. Bene, intanto mettiamoci subito al lavoro. Entriamo all'interno della cartella meshes qui e selezioniamola. Poi capirai perché. Andiamo a creare un elemento e poi successivamente una classe blueprint da istanziare all'interno del nostro progetto, utilizzando appunto questa funzionalità che andremo a breve a spiegare. Entriamo per una frazione di secondo nel modeling, clicchiamo su box, accertiamoci che ovviamente si è settata static mesh, facciamo un muro di circa 3 metri o magari 4 metri di lunghezza, 30 cm di spessore, magari alto 3 metri e mezzo. Ok, diamo anche un materiale, in questo caso basic asset, e mettiamolo qui nella scena per il momento. Ok, fatto questo, accertati di avere qua magari in basso current folder, in modo che il tuo asset verrà inserito all'interno della folder corrente, quella che hai selezionato nel drawer, e una volta fatto questo, laddove tu lo volessi, nel caso in cui invece ti ritroverai con una qualsiasi di queste voci, non preoccuparti, Unreal autogenererà una cartella dove inserirà l'elemento, ma tuttavia io voglio inserirlo appunto in quella parte lì. Andiamo pure a creare su asset, questo non ci serve più, e qua possiamo ritornare in selection, qua dovremmo avere il nostro asset che noi andremo comodamente a rinominare come SM underscore wall, in questo caso muro, semplicemente muro, senza fronzoli, ok? Entriamo in blueprint e creiamo una nuova classe blueprint, chiamiamola di tipo actor, chiamiamola questa BP underscore wall. Questo è BP, l'altro era una static mesh, questa è una blueprint. Ok, andiamola ad aprire, ok, agganciamola qua in top nel caso in cui prendiamo il nostro elemento che abbiamo creato, rilasciamo per una frazione di secondo sulla nostra tab, ok, e mettiamoci nella route principale qui per istanziare il nostro muro all'interno della viewport come componente di questa blueprint. Ora prendiamo la wall e se vogliamo possiamo renderla anche, diciamo, principale, ok? Ma direi magnifico. Allora, il nostro muro, come puoi vedere attraverso l'orientamento, ok,
è, diciamo così, disposto in lunghezza sull'asse delle Y. Questo non è che faccia la differenza, perché bisogna cambiare semplicemente asse, però diciamo è una componente che bisogna tener conto da qui a poco. Beh, abbiamo creato la nostra classe da istanziare all'interno del nostro progetto. Entriamo qui, creiamo una nuova Blueprint Class. Questa volta sempre di tipo actor, BP underscore for loop, viva l'originalità. Operiamo doppio clic per aprire questa classe, mettiamoci pure in questa posizione. Questa classe sostanzialmente ci servirà solo per trasferire la programmazione for loop. Faccio questo a scopo ovviamente del tutorial, per avere tutto separato e poterlo richiamare poi successivamente, istanziare nella scena quante volte voglio o modificarlo. Insomma, riguarda questo tema. Intanto salviamo, ops, non volevo salvare la mappa di default, ma non abbiamo sostanzialmente modifiche, quindi possiamo semplicemente save current level as e mettiamola all'interno di for loop levels. Questo potremmo chiamarlo for loop map e ci sta. Credo benissimo. Siamo adesso nella mappa for loop. Il cubo, se vuoi, teniamolo pure, ok? Ma se vuoi, puoi anche andarlo ad eliminare. Perfetto, abbiamo la nostra mappa vuota for loop, abbiamo le nostre blueprints all'interno della cartella blueprint, la prima blueprint, la seconda in realtà va spostata nella cartella blueprint. Io adesso andrò a spostare perché erroneamente l'avevo creata nella cartella mesh, è giusto che sia nella cartella blueprint. Doppio clic per entrare in questa parte e spostarci. Sull'event graph, la prima operazione, faremo tipo enable input per abilitare l'input. Andremo a richiamare get player controller. Ok, abbiamo abilitato l'input. Perché abilitiamo l'input? Perché adesso faremo uso di un input. Abbiamo utilizzato F, se ti ricordi, se entriamo in questa parte qui, andiamo in play. Se io presso F, vedi che viene istanziato la mia line phrase. Ok. Se non sai di che cosa sto parlando, basta andare nella playlist e vedersi il primo argomento trattato all'interno di questa serie, che è appunto line trace by channel. Ok, quindi l'F ce lo teniamo perché magari il for loop poi lo associeremo a questo, anche a questo tasto. Quindi sostanzialmente andiamo in questa parte qui, andiamo a prendere un altro input, andiamo a prendere, non lo so, input key F, no, F, facciamo F, abbiamo detto ce l'abbiamo, facciamo E. Andiamo a prendere l'input E, che dovrebbe essere da qualche parte, eccolo qui, lo prendiamo. Ok, questo è il nostro input. Da qui facciamo partire for loop. Ok, eccolo qua. Da qui a poco andremo a vedere di che cosa trattasi. Allora, che cos'è il nodo for loop che vi venga impresso in mente, che vi rimanga? Il nodo for loop è un, come dice la parola, appunto un loop di operazioni fatte in un singolo frame, cioè tutte insieme. Che tu voglia istanziare una serie di nemici nella scena, una serie di comportamenti, una serie di sistemi particellari, Niagara, o quello che vuoi, lo puoi fare attraverso un ciclo. Appunto, in questo caso for loop. Tieni presente che il loop è composto da un primo indice ed un indice finale, quindi first index e last index. Allora, se io facessi un loop da 0 a 9, potrei istanziare all'interno della mia scena 10 elementi. Adesso vedremo, andremo ad istanziare il nostro muro perché lo sappiamo, l'ho creato apposta, ma sono 10 elementi perché lo 0 è compreso. Ok, questo è il corpo che viene trasferito, ok? È il corpo del nostro loop, e qua invece è un'istruzione che puoi dare a fine loop, ma anche questo volendo. Andremo a vedere. E poi c'è questo parametro qui, molte volte diciamo usato erroneamente. In realtà è l'indice corrente. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che se io prendessi questo index, supponiamo di digitare multiply, ok, e lo vado a moltiplicare. Adesso vado a memoria, ma la lunghezza del nostro muro era 4 metri, magari metto 500 in questo spazio qua, ok, ma giusto per fare riferimento al muro.
All'interno di questo loop esiste un elemento con index 0, un elemento con index 1, un elemento con index 2, un elemento con index 3, così via fino all'ultimo elemento che è l'index 9. Allora, se io moltiplicassi 0 per 500, come risultato, ovviamente avrei 0. Se moltiplico 500 per l'indice successivo allo 0, cioè l'1, avrò 5 metri. Se moltiplico per 2 avrò 10 metri, quindi vuol dire che il mio muro si sta spostando adesso che lo andremo a distanziare, ecco, per capire questo discorso, di 5, 10, 15 metri, 20 metri e così via. Ok, se il mio muro è di 4 metri, rimane uno spazio tra i muri di 1 metro, ovviamente. Andiamo a richiamare dal corpo del nostro for loop, andiamo a richiamare spawn Actor from class, eccolo qui. La classe è BPWall, ovviamente, che noi vogliamo richiamare e gliela diamo in pasto. Ora, questo elemento è fondamentale perché ci dà la direzione dei nostri elementi. Allora, iniziamo a fare la prima cosa. Iniziamo a creare make transform, ok, in questo caso, per creare un vettore di trasformazione, la location. La splittiamo, prendiamo questo valore che, come puoi vedere, è un intero in questo caso, ma verrà automaticamente convertito in un valore float e mettiamolo su y perché sappiamo che il nostro asse, cioè la lunghezza del nostro muro, è sull'asse delle y, ma potrebbe essere anche sull'x, non cambierebbe ovviamente assolutamente nulla. Quindi avviene questo casting automatico, no? Come si chiama tecnicamente, e Arial capisce che non può andare ad unire patate e cipolle, le trasforma in cipolle e le unisce. Questo è quanto succede. Una volta terminato il loop, qui a questa parte qui gli potresti anche dire, ad esempio, lo so, da lei, diciamo un ritardo di 3 secondi. E poi magari può apparire una scritta, quindi print string loop elementi istanziati 10, non lo so. Elementi istanziati correttamente. Ma volendo possiamo lasciare questa scritta anche per 5 secondi, giusto per dare il tempo di poterla leggere. Allora è giusto capire bene questo processo che accade, ok? In questo caso lo stiamo facendo per un elemento, quindi la modifica diventa una misura, ok? Ma tieni presente che questo index corrisponde a 9 index diversi che vanno moltiplicati, ok, per 500. Quindi Arial adesso creerà un muro a 0, perché 500 per 0 abbiamo anche l'indice 0, quindi lo porrà a 0, poi a 500, poi a 1000, 1500, 2000 e così via. Vediamo se è vera questa cosa. Intanto ci conviene di istanziare for loop, salviamolo, istanziamo, altrimenti questa programmazione non verrà inserita all'interno del motore. E adesso pressiamo ad esempio il tasto E. Una volta pressato il tasto E, come ti dicevo, vedi che il nostro muro sarà stato di 4 metri e rimane, vedi la scritta elementi istanziati correttamente che ti indica la fine del loop, rimane lo spazio di 1 metro tra queste parti qui. Potremmo anche, ecco, diciamo, sfruttare la location X, random float in range, eccolo qua, prendiamolo, magari facciamo in modo di istanziare in maniera randomica da 800 a 2500 questi elementi anche sull'asse delle X, in modo da non avere una fila impilata di muri, ma sfalsata, ok? In questo caso vado in play, presso il tasto E, ok, e verranno istanziati in questo modo, cioè adesso sull'asse delle X, vedi che si è creata una sorta di offset tra i muri, ok? Offset randomico perché parte da e arriva da, quindi puoi scegliere tutti i numeri, ma comunque in play
era 2020 metri, crea tutta questa serie di elementi randomicamente. Ovviamente la distanza in Y, questa qui, rimane, ok? Se mi metto ortogonalmente, questa parte qui è sostanzialmente rimasta, ok? Ora, oppure potremmo fare semplicemente l'esempio, togliamo la parte in X e invece di tenere 500 mettere 400. Allora, se il nostro muro, e come mi ricordo a memoria, era appunto lungo 400, adesso dovremo vedere un unico blocco, un unico muro, ok? Quindi presso F, no F, scusate, E, ed ecco che, vedi, il mio muro è diventato un unico elemento, perché ogni 4 metri, quindi ne finisce un pezzo, ne inizia un altro, ok? E così via. Teniamoci un poco la configurazione precedente, quindi andrò ad annullare questa parte qui, per vedere, diciamo, per farci sopra un'operazione molto semplice, quella di distruzione, perché se ti ricordi nel mio third person, nel personaggio, quando io andavo a rilevare un elemento, esso l'atto relativo veniva distrutto. Allora io col mio tasto F potrei andare a distruggere gli elementi che vado a distanziare, come una serie, come dicevo, per fare l'esempio, un attacco nemico di tutta una serie di actor. Facciamo E per istanziare i nostri nemici e poi col tasto F, una volta che sono a distanza, perché potrei non essere a distanza perché il mio line trace è di 10 metri, infatti se io mi mettessi in questa posizione qui probabilmente, vedi, non lo raggiungo, ma una volta che mi avvicino e ho il contatto posso, vedi, eliminare, ops, e ce n'è anche uno che va fuori in questa posizione. Bene, che dire ragazzi, anche per questa chiacchierata penso sia tutto, penso di avervi un po' schiarito le idee anche per quanto riguarda questo strumento. Laddove questi contenuti fossero di tua utilità, come dico sempre, alza il pollicione, iscriviti al canale, perché no, magari attiva le notifiche, altrimenti desisti. Giovanni Messina vi saluta e vi ringrazia ancora una volta di essere stati su questo canale. Ciao!